Buonasera a tutti, distinti ospiti e partecipanti. Durante la giornata di oggi abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare molti interventi di politici, di personaggi pubblici di grande rilievo, penso a Sua Eccellenza il Presidente Alvarado Quezeda, penso a Sua Santità Papa Francesco, ai leader spirituali, musicisti, i poeti. Tutto il grande dialogo e momento di ascolto di oggi è volto a dimostrare un punto che fermo ed importante per tutti noi: dare spazio ai giovani, ascoltarli e coinvolgerli nei processi decisionali. E il leitmotiv dell'evento è proprio questo: mai più senza di voi, sostanzialmente. In questo senso, credo che il World Food Forum, come piattaforma indipendente, si ponga proprio questo obiettivo: di essere guidata dai giovani, fatta per i giovani e condotta insieme a voi. È un lavoro importante di consultazione che parte dal basso e tende a creare proprio degli spazi all'interno dei quali si possa discutere di argomenti insieme per attivare un processo decisionale dal basso. Noi come Italia abbiamo dato il nostro contributo, abbiamo fatto un importante survey, una consultazione diretta proprio ai giovani, hanno risposto 5.000 ragazzi ponendoci proprio delle questioni interessanti rispetto ai temi dello sviluppo sostenibile, dell'agri-food, della distribuzione del cibo che fosse sostenibile. E il messaggio importante che dobbiamo trarre da giornate come quella di oggi e da interventi di coinvolgimento importanti come quelle di oggi sono duplici. Non solo il fatto che sia importante coinvolgervi su argomenti che siano importanti e di rilievo come tutti quelli che riguardano le politiche giovanili, ma più in generale stabilire un canale di dialogo fisso con i giovani e stabile che riguardi tutte le politiche pubbliche per riuscire a valutare insieme non soltanto l'impatto ex post delle politiche che gli stati mettono in atto e che sono rivolte a voi, ma che più in generale si possa costruire insieme e valutare insieme gli interventi da effettuare in maniera che tutto il percorso sia partecipato dall'origine. Le democrazie, tutte le nostre democrazie stanno lottando per riuscire ad adattarsi a delle trasformazioni tecnologiche che sono importanti e grandi. Ed è fondamentale proprio in questo contesto riuscire a stabilire dei nuovi spazi e canali di comunicazione insieme alla società civile. Dobbiamo essere in grado tutti noi di trovare delle soluzioni per rendere le democrazie più agili, che siano più in grado di riuscire a rispondere non solo ai bisogni, ma anche alle aspettative delle persone e alle sfide, soprattutto delle fasce più giovani della popolazione, non solo in termini di mero ascolto. Non dobbiamo limitarci, dal nostro punto di vista, a fare delle consultazioni che siano sporadiche, ma dobbiamo essere in grado di costruire effettivamente dei canali di consultazione che siano stabili su tutte le politiche pubbliche, valutare insieme a voi e costruire un percorso che sia consolidato e in grado di far sì che i giovani diventino dei veri e propri agenti del cambiamento e che possano sedere ai tavoli insieme ai decisori pubblici ed insieme a loro riuscire ad indirizzare e supportare il decisore politico in quelle che sono le politiche di quella che non solo sarà l'Italia di domani, ma tutto il quadro mondiale che le riguarderà. In questo la sfida che abbiamo di fronte è una sfida grandissima, ma io credo che se vogliamo riuscire ad essere in grado di cogliere in tutto e per tutto, dobbiamo rendere i ragazzi ancora più attori protagonisti di questo cambiamento.